Mi hanno chiesto aiuto per la realizzazione di questa collana. Penso di poterla far vedere perché gira tranquillamente su tutti i siti, c'è anche, se vedete, c'è anche la spiegazione sotto, quindi non penso ci siano problemi se faccio una registrazione mettendo come all'inizio la collana già fatta. Qualche mia amica ha avuto difficoltà nel realizzare questa collana, in effetti se vedete la spiegazione, la vedete bene, risulterebbero catenelle per la realizzazione del fiore, ci sono delle catenelle, due punti alti doppi e altre catenelle. Se invece voi andate a vedere il petalo di punti alti doppi, se addirittura non tripli, come minimo nel mezzo tra i gruppi di catenelle ce ne sono sei. Quindi diciamo che la spiegazione è molto approssimativa rispetto a quello che è la collana. Di conseguenza vediamo un attimino se riusciamo a farla il più simile possibile alla foto, con l'aiuto sempre dello schema, ma comunque non come da schema, soltanto ci servirà come aiuto. Per il resto cerchiamo di realizzarla il più simile possibile a quella. Prepariamoci con uncinetto e cotone. Io utilizzo un colore melange con tutti i colori primaverili e un uncinetto del numero 3. Vedete, un uncinetto del numero 3. Non so perché non ho ancora provato a farla, non so se verranno più grandi o più piccoli. Comunque, indipendentemente da quello che sarà la riuscita del fiore, è soltanto per riuscire a ricostruire il fiore stesso, non tanto la misura. Quindi direi di cominciare con delle catenelle. Scusate che me lo avvicino un po'. Facciamo delle catenelle. Volevo mettervi, se riesco, anche lo schema in sottofondo. Si vede? Ecco, così, sì. Quindi magari vi rimane più semplice. Allora, qui dice che la partenza, da quello che capisco io, la partenza è qua, vedete, dove c'è questo puntino rosso. La partenza dovrebbe essere qui e dovremo iniziare a fare questo pezzo. Quindi facciamo una serie di catenelle che qui dicono sono 2, 4, 6, 8, 10, 11... più 6, quindi 17 catenelle. Iniziamo con 17 catenelle, così ci rapportiamo al lavoro come da schema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Di queste 17 catenelle, sei sono utilizzate per il centro del fiore, per cui noi dovremo andare sulla settima catenella e fare un punto bassissimo. Vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nella settima catenella facciamo un punto bassissimo. Così. Poi giriamo il lavoro e facciamo 3 catenelle, che sarebbero queste 3, e ora dentro dobbiamo fare quelli che qui dicono essere due punti alti doppi, ma se contiamo qui io direi che almeno ce ne sono due, almeno 6. Facciamone 5, dai. Né 2 né 6, facciamone 5. Quindi 3 catenelle, 5 punti alti doppi, vediamo anche un attimino come rendono, come vengono, 1, 2, 3, 4. Io non ho cotone ritorto al momento, quindi con questo cotone, come è successo già altre volte, faccio molta più fatica.
4, ne abbiamo fatto, e facciamo la quinta. Rifacciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo con un punto bassissimo a fermare le 3 catenelle nel cerchio e a questo punto avremo formato un petalo, cioè uno di questi. Rifacciamo 3 catenelle e 5 punti alti doppi. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. 3 catenelle. Il nostro punto bassissimo, e a questo punto abbiamo fatto i nostri due petali che corrispondono a questo e questo. Adesso abbiamo chiuso, dobbiamo fare queste catenelle che sono 2, 4, 6, 8, 10, 11. In pratica come erano prima, che ne abbiamo fatte 11 più 7 per il 17, quindi sono 11. Più, anche qui dobbiamo fare le 6, quindi 17 anche qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Andiamo sulla settima catenella e la chiudiamo. Però direi di girarla, chiuderla dalla rovescia e poi rigirare il lavoro in modo che i punti altissimi rimangano diritti come gli altri, altrimenti ci ritroveremmo a farne uno dal diritto e uno dal rovescio. Abbiamo chiuso e anche qui dobbiamo fare le nostre 3 catenelle, 1, 2, 3. E 5 punti alti doppi. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque, 3 catenelle, 1, 2, 3 e un punto bassissimo. Tre catenelle e 5 punti alti doppi. 1, 2, 3, 4, 5, 3 catenelle e il punto bassissimo. E abbiamo rifatto, vedete che così ci rimangono tutte dalla stessa parte, tutte diritto su diritto, la seconda metà del fiore. Altre 17 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Puntiamo nella settima catenella, abbiamo detto dal rovescio, chiudiamo e riportiamo il lavoro sul davanti. Sempre 3 catenelle e 5 punti alti doppi.
2, tre, quattro, cinque, tre catenelle, 1, 2, 3, e chiudiamo con un punto bassissimo. Abbiamo fatto il primo petalo, rifacciamo il secondo, 1, 2, 3, e sempre i 5 punti alti doppi. E 5, le 3 catenelle e chiudiamo il secondo petalo. Ecco, cercate di stringerlo il più possibile perché deve essere bello stretto il petalo. Vedete, così rimangono tutti i petali dalla stessa parte, cioè dal diritto. Ora voi questa collana la fate lunga quanto volete. Ora noi ne facciamo 3 petali intanto per far vedere com'è il procedimento, ma potete andare avanti all'infinito e poi ve la metterete come questa, doppia tante volte, poi vedete che finisce praticamente in niente. Quando finite farete tutta una serie di catenelle che vi possono servire o per dare il nodo o per lasciarla anche scorrere così. Comunque diciamo che abbiamo fatto il nostro metro, 1,5 metri, 2 metri, 50 centimetri, insomma la lunghezza che volete voi. E siamo arrivati alla fine della nostra collana, cioè qua. A questo punto dobbiamo tornare indietro e nell'ultimo fiore che voi decidete di fare, sempre in base alla lunghezza della vostra collana, continuate a fare i petali, cioè 1, 2, 3 e 5 petali, i 5 punti alti doppi. 1, 2, 3, 4 e 5, 3 catenelle, stringete bene e un punto bassissimo, poi di nuovo 3 catenelle e 5 punti alti doppi, 1, 2, 3, 4, 5, 3 catenelle e chiudiamo. Ed ecco il nostro primo quadrifoglio realizzato. Eccolo qui. Adesso dobbiamo andare a congiungerci qua. Vi ricordate che abbiamo fatto 11 catenelle più 6 per l'occhiello, erano 17. Adesso dovremo farne soltanto 11 perché l'occhiello ce lo ritroviamo già qui. Quindi 11 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11 e dovrebbero avere, vedete, la stessa misura. Andiamo ad agganciarci con un punto bassissimo nell'anellino del fiore seguente, dove già troviamo i 2 petali. Facciamo il nostro solito punto bassissimo, 3 catenelle e 5 punti alti doppi. Bene, perché dobbiamo farci stare ancora un petalo, una catenella,
ma il punto bassissimo, 3 catenelle e 5 punti. E 5, come viene proprio brutto con sto cotone, 3 catenelle, l'ultimo punto bassissimo nel centro del fiore e l'altro quadrifoglio è pronto. 11 catenelle, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ci agganciamo nel centro del fiore seguente col punto bassissimo, 3 catenelle e 5 punti alti doppi. 1, 2, 3, 5, 3 catenelle e chiudiamo l'ultimo, 1, 2, 3, 5 punti alti doppi, 2, 3, 4, 5, 3 catenelle e si richiude. Ecco finita la lavorazione della nostra collana. Vedete? Ecco, ad esempio qui, questi, i primi che abbiamo fatto sono 11 catenelle. Le ultime che abbiamo fatto sono sempre 11, però probabilmente qui ho tirato un po' di più la lavorazione e qui l'ho lasciata più lenta. Quando fate le 11 catenelle di ritorno, prima di chiuderle, misuratele, perché può darsi magari qui ad esempio ne sarebbero bastate 10 anziché 11. Vedete che rimane un pochino più molle. Comunque la regola è fatta per essere disattesa, quindi se vedete che 11 sono troppe, 11 sono poche, ce ne mettete o 12 o 10, non ha importanza, nessuno ve le andrà a contare. Mentre invece se ne fate 11 giuste ma rimane così, non è che sia proprio bello, è molto più bello come questo, che rimangono belle unite. Ora io vedevo che qui, non so perché, hanno fatto tanti zigzag, sono andati avanti, poi sono tornati indietro, poi ritornano qui, poi arrivano avanti. La collana non è fatta a questo modo, la collana è fatta tutta di pezzo, cioè una riga lunghissima di quadrifogli che poi, come vedete, li mettono in giro e poi torna giù. Qui è finita, come dicevamo, con tutta una serie di catenelle. Noi all'inizio ne abbiamo fatte solo 11, ma potete iniziare anche con una catenella molto lunga, così anche di più, in modo da poterla lasciar pendere o al limite anche poter dare un nodino per tenerla chiusa. La lavorazione è quella, vedete voi come, se vi piace, a me sembra bellissima, penso che quest'estate me la farò questa collana. Saltata la foto, eccola lì, perché è molto bella, molto, molto estiva. Ok, spero di poter esservi stata d'aiuto per qualche indecisione che potevate avere circa lo svolgimento. Vi saluto al prossimo video.